Spazio, ultima frontiera. Interessante. Papà? Sì? Secondo te c'è qualcuno sugli altri pianeti? Non lo so, Sparks. Però io dico che se ci siamo solo noi, mi pare uno spreco di spazio. Ogni galassia in cui sono stato, voi specie siete tutte uguali. Pensate tutte di essere il centro dell'universo. Non ne avete idea. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Benvenuto sulla Terra! Benvenuti sulla Terra, ma potremmo dire benvenuti su Kepler-452b, il pianeta che la NASA ha annunciato di avere scoperto simile al nostro pianeta. Questa sera, certo, non è questa l'accoglienza che vorremmo riservare degli eventuali abitanti di questo pianeta, prenderli a pugni in faccia, però questo è quello che la fantascienza, diciamo, ha sempre immaginato dell'incontro con delle civiltà aliene. Perché? Perché la vita nell'universo è sempre stata una delle grandi domande dell'uomo. Siamo soli? C'è qualcun altro? Altro, come si diceva appunto nel film Contact, sarebbe un grande spreco di spazio se fossimo veramente soli. Ebbene, questa sera insieme ai nostri ospiti qui in studio noi vogliamo cercare di capire e di raccontarvi che cosa significa che esiste un pianeta simile alla Terra, che cosa comporta, quali possono essere le conseguenze per quello che noi pensiamo, per quello che noi conosciamo dell'universo e del cosmo, e anche, certo, sì, perché questa è la prima domanda che ci siamo posti tutti, se esistono delle civiltà aliene. Lo faremo con degli ospiti che salutiamo e ringraziamo di essere qui con noi, con Piero Angela, con padre José Funes, direttore dell'Osservatorio Astronomico della Santa Sede, la Specola Vaticana, con il professor Giovanni Bignami, direttore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e con Umberto Guidoni, astronauta che ci porterà in giro per lo spazio, veramente ci farà capire che cosa succede quando si cerca di viaggiare, di spostarsi per l'universo, se è possibile. Prima di iniziare il nostro dibattito, però, vi ricordo che voi potete anche partecipare al nostro programma, potete inviare le vostre domande e le vostre riflessioni ai nostri ospiti in studio che vi risponderanno. Abbiamo anche con noi una lavagna con la quale possiamo anche cercare di spiegare, armati di gessetto e cancellino, quello che spesso si impara all'università in maniera molto semplice. La nostra Barbara Masulli questa sera ce la siamo strappata al telegiornale per questo speciale del TG2000, qui con noi. E Barbara, come possono fare i nostri telespettatori per dialogare con noi in studio? Dunque, prima di tutto buonasera a te Letizia e ai tuoi ospiti. Buonasera a voi che ci seguite da casa, proprio a voi. Allora mi rivolgo dandovi tutti gli indirizzi per contattarci, a cominciare da quello mail, quindi redazione web @tv2000.it. Vi ricordo anche Facebook, basta digitare TV2000 e trovate la nostra pagina, ancora Twitter @TV2000.it, e infine il metodo più tradizionale, il telefono, questo è il numero 800 22 88 96. Io sono qui, aspetto le vostre telefonate, le vostre mail. Tra l'altro in settimana, durante la lavorazione del programma, ci sono già arrivate delle domande da girare ai nostri ospiti, quindi Letizia, interpellami quando vuoi, ti aspetto. Va bene, allora noi iniziamo con la prima domanda, che forse è anche una curiosità che abbiamo, almeno quando giovedì scorso è piombata in redazione questo annuncio della NASA, che è stato preceduto da una abilissima strategia di marketing, vogliamo dirlo, mediatico. Attorno alle 4:30 del pomeriggio la NASA ha detto: questa sera alle 6 annunceremo una cosa che l'uomo aspetta di sapere da tantissimi anni, la domanda fondamentale dell'uomo. È ovvio che tutti abbiamo drizzato le antenne, e quindi quando poi alle 6 è stata iniziata la conferenza stampa solo audio, fra l'altro, quindi è stata anche questa una scelta un po' particolare, ecco, è un pianeta simile alla Terra. Quindi innanzitutto voi che cosa avete pensato? Piero Angela, lei che cosa ha pensato quando ha sentito questa notizia? Ma chi segue un po' le vicende dell'universo sa che queste cose erano da aspettarsi, però
quando le si vedono veramente e quando si sa che c'è un pianeta che è in una fascia simile alla nostra, che è quella che comporta l'acqua, e poi gira quasi alla nostra velocità intorno al Sole, 385 giorni, e poi tante altre cose. Beh, insomma, fa pensare, apre nuovi orizzonti, anche se conferma quello che si pensava. Padre Funes, voi fate ricerca, fra l'altro, alla Specola Vaticana, l'Osservatorio della Santa Sede, si occupa molto di vita extrasolare, di astrobiologia, che poi più avanti nel programma spiegheremo bene che cos'è, ma che è quella parte dell'astronomia che studia la vita, lo sviluppo, no? Della vita extraterrestre. Per voi che cosa ha significato questo annuncio? Innanzitutto io vorrei fare i complimenti a lei e al TG2000, perché dedicate questa serata a approfondire questo tema. Non è una notizia che si dimentica il giorno dopo, e questo mi sembra molto importante per la scienza, per capire anche di più l'importanza. E per me, oltre al fatto della scoperta, è stato anche molto bello, perché a fine giugno ho visitato l'Ames Research Center in California, ho fatto una conferenza lì e ho avuto il privilegio di incontrare il team di Kepler, e loro hanno fatto un briefing per me con i principali risultati. Certamente non mi hanno parlato di questa scoperta, ma è bello associare a una scoperta scientifica a dei volti, a delle persone concrete, perché c'è tanto lavoro qui, tanto lavoro di un team, non sono i singoli che fanno la ricerca, sino i team, e c'è tanto lavoro e c'è tanta pazienza, per questo mi sembra una bella scoperta, una bella notizia. Professor Bignami. No, beh, mi associo naturalmente. Io aggiungo che ho pensato che la NASA se la tira un po' tanto, no? Cioè, è un po', diciamo, dopo Plutone, insomma, non potevano giocarsi questa carta, come no? Tanti altri, solo leggermente meglio, ma insomma è assolutamente gonfiata come notizia, giustamente, perché si vive di questo pane, diciamo. Io l'ho avuta che ero per ragioni di lavoro in Sudafrica, il mio giornale mi ha chiesto scrivi freneticamente, quindi praticamente al volo un pezzo totalmente inventato, che però è piaciuto moltissimo. Perché comunque la fantasia vola in questi momenti, esatto. No? Proprio stimola anche le nostre passioni più profonde. Umberto Guidoni, lei che vola nello spazio, ha volato sullo shuttle, ancora abbiamo in mente il suo decollo con la tuta arancione tipica degli astronauti, insomma, che decollavano con lo shuttle. Che cosa ha pensato? Beh, posso dire che, diciamo, fin da quando ero piccolo io mi aspettavo che un giorno sarebbe accaduto. Non sono sicuro che questa sia la volta buona, ma comunque ci stiamo andando sempre più vicino. E come il padre diceva, è un grande risultato dal punto di vista del lavoro che c'è dietro. Kepler è stata una missione di successo, anche se ha avuto qualche problemino tecnico. E gli effetti, diciamo, di questo lavoro si cominciano a vedere. Io credo che siamo sempre più vicini ad andare ad analizzare veramente, diciamo, quali sono le condizioni fuori del nostro sistema solare, e se pensiamo che soltanto fino a 20 anni fa non sapevamo nemmeno che esistevano pianeti oltre quelli che conoscevamo, credo che sia un grande passo avanti. Ecco, noi ci vogliamo collegare adesso, vogliamo uscire un po' dallo studio e andare in quello che abbiamo definito, preparando il programma, il nostro avamposto nello spazio, perché forse non tutti sapete che c'è una cittadina del bolognese, si chiama Medicina, forse più nota per aver dato i natali allo chef Bruno Barbieri, ma ci sono anche delle altre stelle a Medicina, sono quelle che studiano i radioastronomi della Università di Bologna, dell'IRA e dell'INAF, no, professor Bignami, quindi è sotto il vostro gruppo. Il vostro gruppo di ricerca è questo radiotelescopio che è destinato ai cacciatori di extraterrestri. La vogliamo semplificare così? Noi la semplifichiamo molto, il professore scuote la testa, no. Cercheremo di capire bene che cosa fanno. È un progetto, il progetto SETI, e sentiamo proprio dal responsabile del progetto SETI, che è lì collegato con il nostro Luciano Piscaglia, da Medicina a Bologna. Allora adesso andiamo a collegarci con loro. Eccoli qua, buonasera Luciano, buonasera Stelio. Buonasera a voi dalla Croce del Nord, questo il nome di questo radiotelescopio, e siamo qui alle porte di Bologna, una trentina di chilometri da Bologna. Qui c'è la sede di questo radiotelescopio che fa parte del progetto SETI, è una delle sedi italiane del progetto SETI. Questo radiotelescopio, la Croce del Nord, è uno dei più grandi del mondo. L'antenna che vedete alle nostre spalle è un'antenna di quanti metri di diametro? Ha una superficie di raccolta di circa 27.000 metri quadri.
Accanto a me Stelio Montebugnoli, ingegnere, è stato per 37 anni responsabile di questo centro di ricerca. Di ricerca di che cosa? Che cosa cercate? Beh, in questa stazione radioastronomica si portano avanti tanti programmi. Ma in particolare col progetto SETI? Beh, per quello che riguarda il progetto SETI, che è uno dei tanti programmi che si portano avanti, noi ricerchiamo in pratica dei segnali radio provenienti da eventuali civiltà extraterrestri in possesso dell'opportuna tecnologia che gli permetta di emettere, di rilasciare onde radio nello spazio. Luciano, Letizia ci vuole fare una domanda. Sì, volevamo sapere, visto che noi adesso abbiamo un po' raccolto le sensazioni dei nostri ospiti al momento dell'annuncio della NASA, Stelio Montebugnoli, tu e i tuoi ricercatori, come avete vissuto quella giornata? Cosa ha significato per voi che comunque ricercate segnali di vita extraterrestri, sapere che era stato trovato un pianeta simile alla Terra? Ecco, ci chiede Letizia, anzi chiede a lei Letizia, come avete reagito quando avete scoperto, quando avete saputo di questa scoperta? Beh, certamente la scoperta, la rilevazione da parte di Kepler del nuovo pianeta simile alla Terra, Kepler 452b, è stata colta con grande entusiasmo, perché questo ci permetterà in un futuro prossimo di orientare le nostre antenne, in particolar modo l'antenna parabolica che ha alle nostre spalle, nella direzione della costellazione del Cigno, quindi di Kepler 452. E quello che si farà in prima battuta è di verificare se c'è o meno un'attività radio in questo nuovo pianeta. È chiaro che noi siamo un po' penalizzati dal fatto che la distanza è 1400 anni luce, per cui se noi per caso rilevassimo un'attività radio, questa è certamente relativa a 1400 anni fa. Senta, ingegnere, ma voi siete dei cacciatori di segnali extraterrestri, ma ne avete intercettato qualcuno? Beh, nei 10 anni, perché devo dire che noi alla stazione di medicina abbiamo osservato all'interno del programma SETI con un sistema che ci è stato dato dall'Università Americana di Berkeley, e abbiamo osservato dal 1998 fino al 2008, quindi 10 anni, e in questi 10 anni di osservazioni certamente abbiamo raccolto molti segnali sospetti. Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di riosservarli quindi di avere una conferma. Però il sospetto c'è. Certo. Va bene, allora con questo sospetto per ora salutiamo dalla Croce del Nord e lasciamo la linea ancora allo studio. Torneremo naturalmente più avanti a collegarci con questo sito così affascinante. Grazie a Luciano e a Stelio Montebugnoli. Allora noi adesso abbiamo parlato di questo nuovo pianeta e abbiamo preparato una piccola scheda, pochi secondi, per raccontarvi che cosa è successo giovedì scorso. Vediamola insieme e poi la commentiamo in studio. L'annuncio della NASA ha fatto in un attimo il giro del mondo. Abbiamo fatto una scoperta, la scoperta che l'uomo attendeva da secoli. Nello spazio c'è un pianeta simile alla Terra, una specie di cugino più grande e più vecchio. Questo il saluto su Twitter dell'Agenzia Spaziale Americana. Il suo nome per ora è Kepler 452b. È il 60% più grande della Terra e orbita attorno alla sua stella in 385 giorni. Secondo i calcoli degli scienziati, ha 6 miliardi di anni, 1,5 miliardi in più del nostro pianeta. Finora sono stati individuati oltre 4.600 pianeti in orbita attorno ad altre stelle, ma quello che distingue Kepler 452b da tutti gli altri è che è il primo pianeta extrasolare che orbita attorno ad una stella simile al Sole, in quella che si chiama la zona abitabile, quella distanza cioè da una stella in cui l'acqua non evapora né ghiaccia ma resta allo stato liquido. Un nuovo pianeta blu, quindi? Se così fosse, la sua età suggerirebbe che potrebbe aver ospitato vita sulla sua superficie ad un certo punto, o potrebbe ospitarla anche ora. Certezze per ora non ce ne sono, ma forse sappiamo dove cercare.
Allora, forse sappiamo dove cercare, noi dovete sapere, lo dico ai nostri ospiti, abbiamo dei telespettatori molto attenti e già hanno iniziato a mandarci qualche domanda. Allora, Barbara, che cosa hanno chiesto? Partiamo subito a interrogarvi, perché qua c'è con la lavagna, siamo in classe, quindi questa sera vi tocca rispondere bene. Allora, qual è la prima domanda che hanno mandato sul pianeta? Cominciamo con quella inviata via Facebook da Gustavo Garrafa. Lui chiede, si parla tanto di pianeta gemello, vogliamo parlare della gravità di quel pianeta, viste le sue dimensioni? Allora, già ci sono dei concetti abbastanza complessi. Innanzitutto riassumiamo velocemente quali sono le caratteristiche. Padre Funes, quali sono le caratteristiche principali di questo pianeta? Innanzitutto, le prime che ci possono essere note. Per quello che abbiamo sentito, le dimensioni sono simili alla Terra, un 60% più grandi, e un po' geologicamente più vecchio, d'accordo a quello che abbiamo sentito, e gira attorno a una stella simile al Sole come temperature, come dimensioni. Quello che ancora è da capire, almeno io non riesco a capire, è qual è la densità di questo pianeta, qual è la massa, e da lì si potrà capire meglio qual è la gravità, il valore della gravità di questo pianeta. Bisogna aspettare, avere pazienza e continuare a osservare per avere questi dati che ci possono aiutare a capire di più qual è la realtà di questo pianeta. Vorrei dire una cosa, anzi vorrei chiedere al professor Vignani, perché noi, lo dicevamo poco fa, non sappiamo qual è il tempo di rotazione del pianeta su se stesso, che è importantissimo, certo, perché è un certo po' l'effetto giro arrosto, no? Noi siamo un po' caldo, un po' freddo e quindi ce la scapoliamo. Ma se il pianeta fosse come la Luna, che ha sempre la stessa faccia, per dire, diventa torrido da una parte, gelato dall'altra e non c'è più acqua. Ecco, tanto e non c'è più possibile vita, non ci sarebbe vita. E quindi, non ci sarebbe vita. Questo è un'informazione fondamentale, ma per cercare di rispondere alla giusta domanda, facciamo l'ipotesi, tanto per dirne una così, che abbia una densità simile alla Terra, cioè che sia roccioso, Allora, essendo così più grosso, la gravità sarebbe, diciamo, una volta e mezzo. E sarebbe come se noi fossimo costretti ad andare in giro, non sempre 40 kg sulle spalle, presso poco, come effetto sul corpo umano. Si può fare, tutto sommato, basta allenarsi, vengono dei muscolacci, però ce la si può fare. Umberto Guidoni, lei con la gravità ci ha avuto molto a che fare, perché insomma andando nello spazio... Però nell'altro estremo, diciamo verso gravità sempre inferiore a sempre... Però diciamo... il rientro a terra è sempre molto complesso, cioè voi veramente vi trovate con 40 kg in più sulle spalle? Noi ci troviamo con tutto il peso sulle spalle, nel senso che nello spazio pesiamo zero e di colpo quando torni sulla terra torni al peso naturale, che... dopo un periodo passato nello spazio ti sembra innaturale. Io la prima impressione che ho avuto quando sono sceso sulla Terra, pensavo di aver sbagliato pianeta, ecco appunto, di essere atterrato su Kepler 452, perché mi sentivo molto più pesante di quanto ero abituato a sentirmi prima, quindi c'è anche l'aspetto psicologico, però credo che diciamo una volta e mezza, due volte sia ancora possibile, cioè non è un numero che dovrebbe preoccupare più di tanto. È un po' appunto come quando si sente il peso di un'accelerazione e si è schiacciati sul sedile, ecco, si peserebbe così, però probabilmente la muscolatura si svilupperebbe in maniera adeguata, magari saranno un pochino più bassi, perché generalmente con gravità più alte si cresce meno in altezza. Quindi questi kepleriani forse è la parte più affascinante di i possibili abitanti, diciamo. La grande varietà della vita sulla Terra mostra quanto potrebbe essere varia la vita. Non è che c'è un singolo, ci sarebbero tantissime forme viventi influenzate appunto dalla gravità, non solo, ma dalla temperatura, dall'umidità, da tanti fattori che sono quelli che influenzano anche la vita in acqua, senza gravità, certo, oppure sulla Terra. Non è un caso quindi che si è sviluppata prima in acqua. Esseri viventi molto tozzi, molto con grandi gambe. Piccolini e grandi pugili, diciamo. Un'altra delle caratteristiche importanti che la NASA ha voluto sottolineare è quella che il pianeta è il primo pianeta che ruota attorno a una stella simile al Sole, perché fino adesso si erano trovati pianeti che ruotavano attorno a stelle leggermente diverse, quindi se non sbaglio un po' più grande, qualcuno un po' più piccola. Nane, sì, K. Sì, forse questo è tirare un po' le cose, nel senso che le stelle sono tante, padre milioni. Le conosce bene, differenze sono sottili. Certamente questa qui è una brava stella di mezza età,
come il nostro Sole, una signora singola senza grilli per la testa, che è fondamentale per lo sviluppo della vita, che cioè emette energia in modo costante, e questo pianeta dista la distanza giusta, gira intorno alla stella alla distanza giusta e prende solo, mi pare, il 10% di energia in più di quello che noi prendiamo dal Sole. Quindi come se fosse sempre un'estate come quella di adesso, tutto l'anno praticamente. E noi abbiamo un po' di grafiche anche per far capire a casa com'è l'aspetto di questo pianeta, anche per far capire a casa, si parla di stelle come il Sole, ma forse non tutti sanno che le stelle sono diverse una dall'altra, perché questa discriminante così importante? Se la regia mi manda in onda il grafico, la grafica 6, noi l'abbiamo dovuto enumerare perché c'è tanto da dire questa sera, ed è un confronto fra le diverse stelle. Ci sono, mi ricordo all'università ci raccontavano la frasetta in inglese per ricordarci le sigle, eccola qua, non la vedevo, stava dietro di me naturalmente, eccola qui. Allora, professor Bignami, che cosa significa questo? Cioè, o be a fine girl, kiss me, ci vorrebbero anche i diametri che sono molto diversi, sì. Comunque le cosiddette classi, qui diventa pallosa la cosa, non facciamo molto semplice, però per far capire che il nostro Sole è la stella, diciamo, G, è una stella gialla. L'importante è che le stelle nascono, vivono e muoiono, e quelle che nascono ciccione vivono poco, quelle che nascono magre vivono a lungo, presso poco, poi passano attraverso delle fasi più stabili. Per esempio il nostro Sole è proprio nella fase stabile gialla, diciamo, che presso poco ha 5 miliardi di anni, anno più, anno meno, e è lì bella tranquilla che emette, per nostra fortuna, in modo costante, perché spesso le stelle fanno dei ruttini che sono in grado di distruggere il pianeta come niente. Certo. Vorrei solo fare un appunto storico, perché mi sembra che sia importante. Uno dei primi a classificare le stelle di questo tipo è stato un italiano, padre Angelo Secchi, uno dei padri dell'astrofisica moderna. L'astrofisica come la noi capiamo adesso, come noi studiamo nell'università, l'astrofisica che ci permette di fare degli spettri, analizzare la temperatura, la composizione chimica delle stelle. Padre Secchi era un gesuita, nessuno è perfetto, e lui anche sosteneva che queste stelle erano simili al Sole, e lui ci credeva a mondi che giravano attorno a queste stelle, mondi abitati. Stiamo parlando del 1860. Piero Angela, lei da diversi anni si occupa di divulgazione scientifica, ha visto cambiare anche il modo di raccontare la scienza. Ecco, qual è la difficoltà, ecco, di spiegare un grafico del genere, di raccontare perché è importante che troviamo un pianeta vicino a una stella simile al Sole, oppure che cosa può cambiare questi 6 miliardi di anni, che cosa possono significare per noi umani? Se si cerca, non tanto, perché vedete, un pianeta interessa, sì, in questo caso è la prima volta che se ne vede uno, se non gemello, un po' cugino, come diceva il professore anche Guidoni, cioè che ci stiamo avvicinando. Poi quello che a noi interessa è che ci sia della vita di sopra, ovviamente. Però se uno dice, sapete, abbiamo trovato anche la vita, ci sono degli esseri con la testa, che hanno la vista, hanno il corpo, hanno gli arti, sì, e come sono? Sono delle mosche. Un pianeta di mosche il giorno dopo non interesserebbe più. Allora quello che a noi interessa è naturalmente che ci sia una vita intelligente. E lì ci sono l'età del Sole, molto importante, quindi anche del pianeta, perché quello di cui solitamente non si pensa è che occorre un sincronismo. Una stella che ha 6 miliardi di anni, come la nostra ne ha 5, ha permesso, se ci fosse stata, un'evoluzione graduale, molto lunga, per portare a degli esseri intelligenti. Noi parliamo sempre in teoria questo, naturalmente. Allora è importante l'età, ma anche se è troppo vecchia può anche darsi che poi questa roba sia finita, certo, che non ci sia più. Se quindi ci sono stati, magari non sono le più distanze di collegamenti. Bisogna che ci sia un sincronismo tra noi e gli altri, e questo è molto difficile. Cioè, chi fa le statistiche sulle probabilità, questo è un punto difficile da valutare, ma certamente importante. Barbara, credo che ci sia una domanda per il professor Bignami, io direi che... Sì, sì. Secondo me possiamo anche usare la lavagna a questo punto. In particolare quella per il professor Bignami è questa: in che senso si parla di condizioni abitabili? Ok, proviamo. Però andiamo alla lavagna. Sì, devo cancellare. Sì.
Allora, condizioni abitabili è una roba molto antropocentrica, nel senso che noi decidiamo, chiamiamo condizioni abitabili i posti dove abitiamo noi, che non è banale. Quindi già questo è un assunto forse sul quale ci sarebbe da discutere non poco. Molto poco generale, però in mancanza di meglio decidiamo che noi definiamo condizioni abitabili quelle dove riusciremo a sopravvivere noi, coscienti del fatto che magari c'è gente completamente diversa. Vabbè, allora qui banalmente c'è la stella dentro che emette i suoi raggetti e porta una certa quantità di energia che diminuisce banalmente col quadrato della distanza. Più lontano, molto più lontano meno, si va, meno energia arriva. Allora, insomma, c'è una zona, lo faccio un po' in prospettiva se riesco, una zona così intorno alla stella. All'interno di questa zona l'acqua non può esistere liquida perché fa troppo caldo, essenzialmente. Quindi se un pianeta, poverino, un po' sfigato, gira qui dentro, per esempio, qui non esiste Mercurio. Mercurio, quello di fianco al Sole, l'acqua non può esistere liquida perché fa troppo caldo. Banale. Poi abbiamo Venere, per fare l'esempio del nostro sistema solare, e anche lì fa un caldo boia. Venere alla superficie 450 gradi, anche perché c'è un effetto serra pazzesco, eccetera. Poi c'è la Terra che invece tutto sommato permette l'acqua liquida. E allora la Terra è al centro di una fascia che vuol dire un intervallo di distanza, che cerco di disegnare anche se è difficile così. Eccola qui, non so se l'ho disegnata, sì, però rende abbastanza l'idea. E subito al di là di questa fascia, quella dove l'acqua può resistere liquida, ovviamente bisognerebbe parlare di atmosfera, parlando cioè di un'atmosfera che tiene l'acqua liquida. Se non c'è l'atmosfera l'acqua non può stare liquida, un dettaglio non trascurabile. E subito al di là, qui ho finito i colori disponibili, okay. Vediamo, c'è un verde, tratteggiato, no. Facciamo tratteggiata l'orbita di Marte, eccola qui, che sta all'altro confine, che è all'altro estremo zona. Ed è, allora, se Marte avesse un'atmosferona bella spessa come la nostra, o meglio ancora quella di Venere, l'acqua potrebbe essere almeno ogni tanto liquida. Siccome l'atmosfera è sottile, basta. Quindi questa qui è quella che chiamiamo zona di abitabilità, zona cioè dove si può immaginare che l'acqua stia liquida. Perché parliamo di acqua? Adesso ce lo spiegano i colleghi, diciamo, vanno alla lavagna. Ha passato l'esame, professore, grazie, direi, grazie. Ok. E infatti parliamo di acqua, ma una cosa da dire è che questo Kepler 452b, che è un nome pochissimo poetico, c'è un perché. Perché, Guidoni, perché chiamano questo pianeta, non gli hanno dato un nome più romantico, un nome più un po' più simpatico anche da ricordare? Beh, quello arriverà col tempo se effettivamente troviamo qualcosa di più interessante. Però, diciamo, Kepler, intanto il nome. Perché si chiama Kepler e non un'altra? Perché Kepler è il telescopio spaziale che ha cominciato a vedere in maniera sistematica, è stato messo lì per questo, è stato messo in un'orbita intorno al Sole per questo, per vedere, per osservare pianeti che possono assomigliare alla Terra, quindi per cercare nelle stelle più vicine presenze di pianeti. E ne ha scoperti in effetti diverse migliaia, di cui almeno 1000 confermati. Tutti i pianeti che lui ha osservato si chiamano Kepler, quindi il primo nome è comune a tutti. Poi per distinguerli bisognava trovare un altro sistema e c'è una numerazione. Quindi i numeri servono a distinguere le diverse stelle sostanzialmente. E poi invece la lettera identifica i pianeti, quindi A, B, C, eccetera, eccetera. E quindi in questo caso ce n'è uno solo e si chiama Kepler B. In altri sistemi ce ne sono B, C, D e... Perché A è la stella, mi sì, sembra sì. di capire. A è la stella. Padre Funes... Cioè... Gli daranno il nome, no? Perché... Io penso di sì, se nel momento in cui diventa veramente un oggetto molto studiato avrà un nome. Ma se non sbaglio c'è una gara su internet per dare il nome a questo pianeta. C'è una gara, l'hanno indetta su Facebook, no, okay, su un sito internet, una gara per dare il nome a questo pianeta, si vincono pure dei soldi, dicono. E quindi a questo punto... Bisogna stare attenti che non sia un sito... C'è sempre dietro qualche cosa che... Volevo solo aggiungere una cosa sul fatto che il fatto che sia un pochino più vecchio il sistema
tutto sommato per noi è una cosa interessante, perché possiamo guardare come potrebbe essere la Terra fra 1 miliardo di anni guardando quello che sta succedendo lì, ovviamente sempre con i dovuti distinguo, perché è una stella come la nostra e quindi se sta facendo qualcosa di poco simpatico al pianeta, diciamo, se sarà il nostro destino, con la prossima generazione di telescopi sicuramente saremo in grado di capirne di più. Allora, Umberto Guidoni ha citato la prossima generazione di telescopi, noi abbiamo proprio voluto raccontarvi, raccogliere un po' quello che sarà il futuro delle missioni spaziali alla ricerca di pianeti simili alla Terra. Vediamo questo contributo, poi dopo continuiamo a parlarne in studio con i nostri ospiti. Vediamo. Durante i prossimi 10 anni la NASA e l'ESA hanno in progetto di lanciare nuovi veicoli spaziali che dovrebbero coprire migliaia di altri esopianeti e approfondire lo studio di quelli che sembrano più simili alla Terra. Missioni che seguiranno la strada aperta da Kepler, a partire da Gaia, che nei prossimi 5 anni misurerà le variazioni di posizione, di movimento e di luminosità di più di 1 miliardo di stelle della Via Lattea. Un censimento immenso che permetterà di capire di più sulla nascita e sul destino della nostra galassia. Sempre all'ESA farà capo Cheops, una missione gemella di Kepler, ma che diversamente studierà più di 150.000 stelle contemporaneamente. Il suo obiettivo principale è lo studio di verifica degli esopianeti già scoperti, piuttosto che la scoperta di nuovi mondi sconosciuti. Ma non solo. Cheops getterà le basi per il lavoro di uno degli strumenti più ambiziosi della NASA, il telescopio spaziale James Webb. Sempre la NASA sta sviluppando un'altra missione a caccia di pianeti, la missione TESS. Dal 2017 cercherà pianeti in orbita attorno a stelle vicino al Sole, entro i 100 anni luce dalla Terra. Secondo le previsioni del responsabile della missione, ci si aspetta di trovare almeno 300 pianeti delle dimensioni della Terra o poco più grandi, obiettivi condivisi dalla missione Plato dell'ESA, che si dedicherà con particolare attenzione alla scoperta di pianeti simili al nostro nella zona abitabili delle loro stelle. Ma le maggiori speranze sono affidate al telescopio spaziale James Webb, che la NASA spera di lanciare entro la fine del 2018. E gli scienziati pensano di puntare questo telescopio verso gli esopianeti più promettenti e intriganti che sono stati scoperti, mettendo in campo tutta la sua potenza per osservare le atmosfere di questi mondi alla ricerca di vapore acqueo e gas che potrebbero essere stati prodotti da organismi viventi come ossigeno, ossido di azoto e metano. L'avventura è appena cominciata. Un'avventura bellissima, già fino adesso è stata molto appassionante. C'è una domanda che è arrivata per Piero Angela, Barbara. Sì, Cristina Clementi chiede: se fosse possibile riscontrare vita intelligente nello spazio, si potrebbe parlare di una seconda rivoluzione copernicana? Si potrebbe parlare di una seconda rivoluzione copernicana? Io, a proposito dei seti, prima vi eravate collegati con medicina, ricordo che avevo partecipato alla conferenza a San Francisco negli anni 70 in cui si è creata questa SETI, ed era Philip Morrison che è stato l'animatore, e c'erano ben 1500 scienziati di tutto il mondo che portavano la testimonianza cercando di capire un po' quello che è successo sulla Terra e che poteva succedere altrove. Allora, io direi che, poi lo abbiamo detto stasera, sembra che le opinioni più diffuse tra gli scienziati siano quelle che esista la vita, non solo, ma anche la vita intelligente. Tanti anni fa incontrai Isaac Asimov, e lui aveva scritto un libro, che io lessi molto attentamente, sulla possibilità non solo di vita, ma di civiltà tecnologiche. E i suoi calcoli, che poi lui stesso mi disse che erano un po' troppo ottimistici, erano di 600.000 civiltà extraterrestri contemporanee solo nella nostra galassia. Ecco, mi sembra, ma anche lui dice, forse sono un po' troppo. Dipende dai parametri che si mette, perché questo studio prevede che dice quanti pianeti esistono, a quale distanza, la fascia abitabile, che la rotazione, eccetera, eccetera, quanto tempo la stella passa, eccetera, e ogni volta si riduce il numero. E alla fine però dipende dai traguardi che si mettono lungo il percorso. Però non è una rivoluzione copernicana, direi che è la conferma di tante cose che già si sapevano e si intuivano. Anche perché si riducono i numeri, però è anche vero che, padre Funes, le stelle in una galassia
sono miliardi, le galassie sono milioni, miliardi nell'universo, sì. Quindi i numeri sono talmente ampi che comunque probabilmente queste civiltà ci possono essere, ma abbiamo visto nel servizio di prima che la ricerca va avanti, abbiamo altri 10 anni davanti di lavoro prima di capire qualcosa. Nell'universo ci sono 100 miliardi di galassie. Se noi dividiamo il numero di galassie per la popolazione mondiale, che è circa 7 miliardi, a ciascuno di noi tocca 14 galassie più o meno da studiare. Qualcuno vuole fare l'astronomo? Dobbiamo metterci al lavoro subito, insomma. Ciascuna di queste galassie hanno circa 100 miliardi di stelle. Noi possiamo fare un paragone, usare un'immagine anche biblica. Possiamo pensare che tutte le stelle nell'universo, sia il numero di stelle, sia simile al numero di granellini di sabbia su tutte le spiagge della Terra. Visto che siamo in estate e molti andranno o andremo al mare, la prossima volta che andate al mare prendete un granellino di sabbia e pensate, questa è una stella. E questa stella potrebbe essere come il nostro Sole, con dei pianeti che girano attorno a queste stelle, questi soli. Io vorrei aggiungere una cosa al servizio che sicuramente il professor Bignami può complementare meglio di me. Nel servizio manca il riferimento ai grandi telescopi sulla Terra. Per esempio l'European Extreme Large Telescope. Che sì, perché il cielo si osserva prima di tutto da Terra. Abbiamo iniziato a osservarlo da Terra. Un telescopio di 40 metri è molto difficile portarlo allo spazio. E l'idea di uno dei tanti obiettivi della ricerca è utilizzare questi telescopi per analizzare con degli spettri le atmosfere di questi pianeti. Se ci sono quelli che chiamano i scienziati biosignature, dei segni di vita che ci possono aiutare a capire se in quei pianeti ci sono elementi. I segnali di vita quali sarebbero? Essenziali, che cosa? Ossigeno, carbono, idrogeno. Sì, altrimenti non potrebbero essere perché non sono stabili, diciamo, tipo l'ossigeno reagisce rapidamente, quindi se qualsiasi fenomeno naturale si spegnerebbe subito. Quindi, diciamo, ci vuole qualcosa tutti questi che lo mantiene. Strumenti stanno cercando qualcosa di ben preciso, non è che stanno lavorando a caso. Prima bisogna capire se c'è l'atmosfera, per esempio, esatto. Che in questo caso è ancora... Che credo sia la prima cosa che faranno, no, con Kepler 452b. Dopodiché, effettivamente, usando telescopioni da Terra, che sono anche più potenti perché raccolgono più fotoni, diciamo, dei telescopi nello spazio, si può sperare di fare l'analisi spettroscopica, come faceva Padre Secchi, della luce della stella attraverso l'atmosfera perché del pianeta. Diciamo una cosa che forse ne diamo per scontato, che la luce racconta una storia. Lo spettro, quello che si chiama spettro nella scienza, è proprio un racconto di quello che è. L'enorme maggioranza delle informazioni che noi abbiamo sull'universo è il viaggio del fotone viaggiatore. No? Il fotone, diciamo... Il fotone è un pezzettino di luce che viene e ci racconta, e tutto quello che noi sappiamo dell'universo è soprattutto dovuto a questa radiazione elettromagnetica, che analizzandola in modo astuto ci dice sì, in quella stella c'è l'ossigeno. Allora, l'ossigeno libero in un'atmosfera c'è soltanto se su quell'atmosfera c'è la vita. Qualcuno lo produce. Qualcuno lo produce. Se no, lasciato se stesso, l'ossigeno è un gas molto aggressivo, fa arrugginire tutto e finisce lì. Come? Prego. No, volevo dire una cosa. In questi giorni, leggendo poi i giornali, oltre alle informazioni scientifiche, ci sono stati anche articoli un po' più di fantasia, e naturalmente si dice, ah, finalmente ci sono dei pianeti, vedi, quando l'umanità finisce qui sulla Terra, ci trasferiamo là. Allora, noi abbiamo fatto un piccolo calcolo, perché domani sera noi con Superquark torneremo su questo Quindi continuerà problema. Tutto questo ci dibattito sarà anche il professor Bignami, con professore, quindi. E parleremo anche di un fatto dal quale non si pensa. Con la sonda più veloce che noi abbiamo oggi a disposizione, sapete quanto tempo occorrerebbe per andare dalla Terra a questo pianeta Capo? E poi non abbiamo ancora detto dove sta, sta a 1400 anni luce. 1400 anni luce. Con questa sonda, questo veicolo più veloce che abbiamo oggi, poi occorrerebbero milioni di anni, decine di milioni di anni probabilmente, non solo. Ma se qualcuno vuole andare a bordo, vuol dire che ha bisogno di milioni di generazioni che nascono e muoiono a bordo prima di arrivare, a parte il fatto di
surgelarsi, che poi questo sappiamo che sono anche tante questioni pratiche da risolvere, insomma. Ma per dire, l'umanità non può andare là così, allora ricordiamo, partiamo, che andiamo tutti là. Homo sapiens c'è da 150.000 anni, sì, voglio sì, dire. Volendo esagerare, un milione di anni. Comunque sono un miliardo di anni avanti, quindi chissà, quindi, che cosa troveremo. Esatto, ma poi sì, bisogna mandare i bambini a scuola, bisogna insegnare a riparare le astronavi. Insomma, diciamo, a proposito del futuro, della vita nell'universo, anche sulla Terra, come diceva Piero Angelo, è molto difficile trovare un altro posto per vivere. Pertanto dobbiamo avere cura della nostra casa comune, come parla Papa Francesco nella sua enciclica, no? E il futuro, anche messo in luce cosmica, il nostro futuro, è molto importante. E noi dobbiamo essere attenti ad avere cura della nostra civiltà, della nostra casa comune, del nostro pianeta, perché potrebbe essere anche l'unico nell'universo. Per il momento è l'unico che conosciamo. Forse no, forse ci sono tante altre forme di vita, ma per adesso questa è l'unica forma di vita intelligente che noi conosciamo. Pertanto dobbiamo avere cura del pianeta e anche di noi stessi. Guidoni, quella del fatto che il concetto che la Terra è una sorta di navicella e che è l'unica patria che noi abbiamo è un concetto molto forte negli astronauti. Siete gli unici che potete vedere la Terra senza i confini, senza il traffico del raccordo anulare, senza tutte... Senza neanche vederlo il raccordo anulare, perché una delle cose che colpisce è che ci siamo allontanati di appena 400 chilometri, però guardando a occhio nudo non si vedono tracce dell'umanità, nel senso che non si vedono le città a occhio nudo, si vedono le grandi catene montuose, i laghi, i fiumi, ma le cose costruite dall'uomo no. Ovviamente questo vale solo di giorno, di notte si vedono le luci delle città e anzi forse se ne vedono un po' troppe da questo punto di vista. Quindi di notte la presenza dell'uomo c'è sulla Terra, si vedono le luci. Purtroppo per noi astronomi sono molto evidenti. Che è anche un grosso problema, insomma, dell'astronomia. Però invece è quello che colpisce è proprio questo, che dallo spazio tu vedi la Terra come un altro pianeta, lo vedi come lo vedrebbe un extraterrestre che stesse guardando da fuori. E quando è il momento di tornare, non importa dove atterri, in Russia, negli Stati Uniti, a Kourou, ammesso che sia possibile atterrare a Kourou, torni a casa. E quindi è tutta la Terra che è, diciamo, la navicella che trasporta tutta l'umanità. E quindi sono assolutamente d'accordo con che prima di cercare altrove è meglio mantenere la navicella buona e stretta quella in che perfetta abbiamo. Efficienza. Ma volevo aggiungere una cosa a proposito dell'unicità della Terra, che io ricordo molto preciso, che conservo con grande emozione, è il viaggio dell'Apollo 8. Io all'epoca per il telegiornale seguì l'Apollo 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'Apollo 8 fu quello che mi impressionò di più. Era, molti non lo ricordano, una missione che doveva andare sulla Luna, girare intorno e tornare indietro senza atterrare. Allora, cosa successe? Che noi eravamo tutti a Houston, anche un po' aspettare perché occorre 3 giorni per andare, altri per tornare. A metà viaggio, quindi quando erano a 200.000 chilometri dalla Terra, ci fu un collegamento televisivo. Avevano una piccola telecamera in bianco e nero e a un certo momento si aspettava questo collegamento che invenne. E io avevo il mio microfono perché era una diretta e quindi commentavo questo fatto. E per la prima volta si vedeva la Terra dallo spazio, perché fino allora si vedeva solo la curvatura della Terra, quando si va a 200-300-400 chilometri. A 200-300-4000 chilometri si è vista questa pallina bianca nello spazio. E io dico, in quel momento ho avuto una forte emozione che ho comunicato anche al pubblico. Ma noi stiamo qui a farci la guerra vicenda, a sporcare tutto, quando in questo buio del cosmo, delle stelle sparse, tu vedi questa pallina che è la nostra casa, dove noi veramente arriviamo tornando da una missione, ma anche guardandola così. Allora, guardando questa immagine, uno si rende conto dell'unicità del nostro pianeta, certo nel nostro spazio, ma del modo, della necessità di tenerla pulita e anche un po'... Tenercela buona. Tenercela buona e litigare un po' meno.
Io vorrei tornare adesso a Bologna, a medicina, perché parlando del futuro, parlando del perché stanno partendo altre missioni, stanno andando nello spazio, perché abbiamo tanti telescopi a terra che continuano a cercare il cielo, ovviamente questa scoperta di questo pianeta abitabile e anche le future missioni cambieranno il modo di fare ricerca per il progetto SETI. Allora, se Luciano ci sente, Luciano, vorremmo appunto sapere dai tuoi ospiti che cosa cambierà adesso per loro e per il loro lavoro. L'ingegnere Iader Monari, che è l'attuale responsabile del centro di ricerca qui di medicina, come cambierà, ci chiedono da studio, ora il vostro lavoro alla luce anche di queste scoperte? Beh, diciamo che sicuramente ci darà un nuovo impulso, un nuovo entusiasmo a provare a ricercare questi segnali di intelligenza extraterrestre. C'è da dire una cosa, che in questo momento è partito un grosso programma internazionale che quasi sicuramente, comunque diciamo con buone probabilità, ci permetterà di aumentare le nostre capacità d'ascolto. E questo programma si chiama SCA, è un programma internazionale che sta per Square Kilometer Array e sarà il più grande radiotelescopio al mondo, che verrà costruito su due continenti. Verranno costruite circa 5.000 parabole da 15 metri nel continente africano, a partire da Sudafrica fino al Ghana, e circa 1 milione di antenne a bassa frequenza nel deserto australiano. Quindi capite benissimo che una capacità di ricezione di questo tipo, in assoluto lo strumento più grande mai costruito dall'uomo, ci permetterà di avere più, come dire, possibilità di poter ricevere questo fatidico segnale. Ecco, se doveste ricevere questo fatidico segnale, cosa accadrebbe? Diciamo che il programma SETI e i partecipanti a questo progetto, in poche parole, hanno stipulato un contratto e hanno firmato tipo una lettera di intenti che in qualche modo, diciamo, se uno dovesse ricevere uno di questi segnali, bisognerebbe innanzitutto riconfermare le osservazioni, quindi tutti i radiotelescopi che partecipano a questo network contemporaneamente andrebbero ad ascoltare nella stessa zona del cielo, alla stessa frequenza, l'ipotetico segnale candidato che è stato ricevuto. Dopodiché, se confermato a sua volta da questi radiotelescopi, la palla passerebbe all'ONU, che con lo scopritore annuncerebbe all'umanità intera che è stato appunto ricevuto un segnale di origine extraterrestre. Luciano, Letizia. Pensa che emozione se arrivasse questo annuncio. C'è una domanda da casa per i ricercatori del radiotelescopio di medicina. Barbara. Sì, perché via via stiamo rispondendo anche da studio alle domande che ci arrivano da casa, anticipandole in qualche modo. Abbiamo detto quanto impiegheremmo ad arrivare appunto sul pianeta, ma ad esempio Andrea Cardi da Marsala ci chiede un messaggio, un nostro messaggio a degli ipotetici abitanti di Kepler, in quanto arriverebbe? Ecco, quanto ci metterebbe un segnale se volessimo essere noi a dire «Ehi, siamo qua», ci rispondete? Quanto ci metterebbe? Ci chiedono da casa quanto ci metterebbe un segnale che partisse oggi dalla Terra per raggiungere il nostro pianeta gemello. Beh, abbiamo detto prima che questo pianeta è lontano 1400 anni luce, quindi sapendo che la velocità di un segnale radio è la velocità della luce, che è 300.000 km al secondo, ci impiegherebbe 1400 anni ad arrivare. Quindi diciamo che è impossibile comunicare con un pianeta così lontano, perché sarebbe estremamente noioso 1400 anni per inviare ciao e avere una risposta, ciao siamo qui, stiamo bene. Ecco, quindi diciamo il progetto SETI e lo scopo del progetto SETI è quello di ricevere un segnale elettromagnetico, quindi un segnale radio, che potrebbe essere intenzionale ma anche no, anzi noi cerchiamo quello che si chiama leakage radio, ossia quello che un pianeta di tipo terrestre con una tecnologia radio tipo la nostra può emettere involontariamente, quindi trasmissione radar, televisive, perché no radio, satellite e quant'altro. Quindi è questo l'obiettivo, trovare una trasmissione immersa nel rumore di fondo, estremamente debole, riconoscibile, che in qualche modo ci possa dire ok, Elia, siamo qua, insomma. Si diceva prima da studio, è probabile che ci sia vita nell'universo, ma ci incontreremo mai? Beh, allora, diciamo, sicuramente che ci sia vita in questo sterminato, diciamo, universo con centinaia di miliardi di pianeti è quasi sicuro, possiamo dire al 99,999%, poi anche il concetto di vita è una cosa tutta da capire, ecco. Se la intendiamo
come noi, ecco, ci incontreremo? Diciamo, ecco, questo è estremamente improbabile, data la distanza che esiste fra pianeta e pianeta, sistema e sistema, con i mezzi convenzionali, quelli che conosciamo ad ora, a meno che non inventiamo l'astronave di Star Trek, è impossibile. Grazie, e con questa battuta chiudiamo questo collegamento da Medicina, dal grande radiotelescopio La Croce del Nord, la linea torna allo studio di Roma. Grazie Luciano e a tutti i ricercatori di Bologna, bellissima questa immagine della parabola arrossata nella notte, insomma ci dà anche un po' l'idea di quello che è fare ricerca. Sì, io vorrei aggiungere una cosa, che se ci fosse una comunicazione, sia pure in queste difficoltà che abbiamo sentito, intanto molti pensano che non sarebbe un messaggio, ma una specie di enciclopedia che viene inviata in continuazione. Perché cosa ci potrebbero trasmettere, secondo lei? Ci sono dei linguaggi matematici che sono stati fatti negli anni passati, ma secondo me la cosa interessante è che cosa trasmettiamo, che cosa ci interessa. Allora, improvvisamente ci si rende conto che la storia del pianeta è tutta diversa rispetto a quella che noi studiamo sui libri, perché non interessa più Alessandro Magno, Cesare, Napoleone, questo, ti interessano delle cose tutte diverse. Che cosa? Ecco, questa è una riflessione che è interessante fare. Se anche gli extraterrestri stanno osservando il leakage elettromagnetico, non daremo una grande impressione, insomma, i nostri programmi che viaggiano sarebbero magari i telegiornali e le notizie che cadono sulla Terra, non daremmo proprio un messaggio di pace. I kepleriani però vedrebbero quello di 1400 anni fa, staremmo ma diciamo nelle vicinanze di qualche... La Terra è circondata da una bolla che si espande giusto appunto alla velocità della luce, quindi 40-50 che è nata 100 anni fa col primo segnale di Marconi, quindi a raggio di 100 anni luce. Questa bolla che io affettuosamente chiamavo bolla Berlusconi, adesso più che tanto, ma che è piena di tutte le emissioni elettromagnetiche che si espandono alla velocità della luce, e 100 anni luce, quindi c'è dentro molte migliaia di stelle. Fino a che punto? Perché la potenza della trasmissione... Ah, beh, certo, pian piano si diluisce, dipende da quelli lì, da quanto sono bravi ascoltati. Gli altri. Da quanto hanno le orecchie grandi che riescono a sentirci. Però ci sono molte migliaia di stelle. C'è anche un'altra riflessione che bisogna fare, non se ne è parlato, ma tutto questo, le distanze, i tempi, mostra che gli UFO di cui spesso si parla, e curiosamente non se ne è parlato di questo, sono veramente delle illusioni non solo ottiche ma anche mentali. Non abbiamo parlato perché stiamo per parlarne adesso di UFO. Ah, ecco. No, invece più che di UFO parliamo di questo, perché si è parlato di segnale di dialogo. Tanti anni fa Orson Welles fece il famoso esperimento del che cosa succederebbe se arrivasse un'invasione aliena sulla Terra, quindi panico e quant'altro. All'annuncio della NASA si è scatenato tutt'altro che il panico sulla rete. Allora, vediamo questo servizio che Barbara Masulli ha preparato per noi. Vediamo come hanno reagito i terrestri questa volta. Credo che sia partito il contributo sbagliato. Ok, questo è dalla musica, avrete capito, questa è una cosa di cui volevamo parlare fra pochissimo, era la musica dei Queen. Perché? Perché quando si fa ricerca, diceva prima padre Funes, è un lavoro di gruppo e c'è una persona molto curiosa che fa ricerca, un astrofisico che in pochi sanno sia un astrofisico. Io vorrei ricordare che abbiamo parlato tante volte questa sera della luce, che questo è l'anno internazionale della luce. Bravo. Si compiono 100 anni dell'equazione della relatività generale di Einstein, così che anche questo è un motivo per celebrare. Bravo. Allora, mi dicono che il servizio è pronto e la figura misteriosa del musicista di cui parlavamo prima è Brian May, che è il chitarrista dei Queen, che è un astrofisico che ha lavorato con il gruppo della New Horizons, che è la sonda che ha sorvolato Plutone. Lo vedremo tra poco. Vediamo allora adesso il servizio che avevamo preparato sui social. Wait a minute, something's happening. Hump shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. 77 anni fa, Orson Welles scatenò il panico fra gli americani con questa trasmissione radiofonica che descriveva un'invasione aliena. Oggi, la scoperta di un cugino più anziano della Terra, che vita aliena potrebbe ospitarla davvero, ha provocato tutt'altra reazione fra gli umani. Keplerita scomoda il tecnologico Papa Francesco, che con il suo iPad è stato il primo a iscriversi alla prossima giornata mondiale della gioventù, e si domanda perché non organizzare la GMG su Kepler 452b?
C'è TD è soddisfatta perché finalmente l'universo ha rilasciato una versione aggiornata della Terra. A Steven invece si dice emozionato per una scoperta di tale portata. C'è poi chi lancia proposte come andare in Erasmus su Kepler 452b o aggiungere a Expo il padiglione della nuova Terra, mentre Pamela ha un dubbio. E se la sua anima gemella fosse distante anni luce da lei, certo, sarebbe un bel problema. Massimo chiarisce, inutile provarci, 20 giorni in più all'anno di Kepler 452b non saranno di ferie. Alessio ipotizza debiti miliardari del nostro pianeta gemello con l'austera Germania. Alberto tranquillizza i malati di shopping compulsivo, Amazon in 2 giorni consegna anche lì, mentre Martola è categorica, lei in un posto senza Nutella non ci andrà mai. Ma l'ironia coinvolge anche la classe politica italiana. Veleno su Facebook è invidioso. Lì hanno risolto i problemi del traffico, dell'inquinamento, della TAV, trovando addirittura il modo per combattere il cancro. Ma è la questione casa la più dibattuta. Antonio invita la classe politica a non tassare anche gli immobili extragalattici. Questo utente spera che lì le case costino di meno. Tony ha una paura galattica. Ci faranno pagare l'IMU anche sulla seconda Terra? Infine, Cyberspazio invita gli uomini che dovessero sbarcare su Kepler 452b a rispettarlo, esattamente il contrario di come fanno con la Terra. Allora, è stato anche una sorta di esperimento sociologico questo annuncio della NASA che ha completamente cambiato quello che si pensava prima, panico, cosa. Non è successo niente, anzi si è scatenata l'ironia più terribile su questa nuova scoperta. C'è una domanda da casa per Umberto Guidoni che mi sa, perché io ho sbirciato la domanda, deve andare alla lavagna. Eh sì, mi sa che deve andare proprio alla lavagna, prendere il gessetto e spiegarci che cos'è, anzi come si misura l'anno luce. Ah beh, cos'è un anno luce? Posso farlo senza ne abbiamo gessetto. Parlato da... no, bisogna fare un po' di operazioni. Sono un anno di bollette dell'energia elettrica, è chiaro, no? Che di più forse di quello che... è sicuramente di più. No, scherzi a parte. Dunque, intanto l'anno io luce cancello, sì, non è un'unità di tempo, come potrebbe far pensare l'anno luce, ma è una distanza. Ed è, diciamo, la distanza che la luce percorre in un anno. Siccome la luce va piuttosto veloce, anzi per quel che ne sappiamo è l'oggetto, è diciamo, l'energia che viaggia più velocemente di tutte, percorre 300.000 km al secondo, una cosa enorme. Se pensiamo che la sonda che è andata su New Horizons, che è la cosa più veloce che l'uomo abbia mai costruito, viaggiava a 16 km al secondo, 300.000 sono una cifra, diciamo, sono molto molto di più. Quindi, nonostante questo, nonostante il fatto che la luce viaggi molto, per andare su Kepler 452 impiega 1.400 anni, quindi questo ci dice quanto sia lontano. Comunque, per stringere... In chilometri. Allora, e come si calcola? Un po' di moltiplicazioni? È molto semplice. Le per fortuna il calcolo l'ho già fatto, perché se l'avessi dovuto fare adesso era un po' complicato. Comunque, quanti secondi ci sono in un anno? Moltiplichiamo 3.600 secondi in un'ora per il numero di ore in un giorno, per il numero di giorni in un anno e arriviamo a un certo numero. Comunque, per farla breve, un anno luce è uguale a circa 10 moltiplicato 12 zeri, che in notazione scientifica è 10 alla 12. Quindi un 10 con 12 zeri di fianco. Esatto, che per si legge... fare più semplicemente, siccome 1 milione sono 6 zeri, sono 10 milioni di chilometri. Tantissimo. Sono proprio vicini questi pianeti nuovi. Questo è un anno luce. E fra l'altro sono, va moltiplicato per 1.400, e fra l'altro sono questi vicini, perché comunque in termini di le galassie sono distanti. Sì, vorrei aggiungere a quello che ha detto Guidoni una cosa interessante, che la luce più o meno per attraversare la nostra galassia impiega 100.000 anni. Da una parte all'altra della galassia. È molto lenta in realtà la luce, a dimensioni dell'universo. Ah, certo. Perché se pensate ci sono miliardi di galassie e ognuna è distante, distanze immense, ma dalla nostra stessa galassia la luce impiega 100.000 anni per attraversarla. Allora, in realtà ci si rende conto che anche la capacità di vedere in lontananza si vede sempre più indietro nel tempo. Quindi, quando si parla, il diametro queste sono 1.400 anni luce,
Ma la nostra galassia più vicina, voi che vi occupate molto di galassia, le satelliti sono delle, due milioni. 2 milioni e Andromeda è 2 milioni. Quindi la più vicina galassia è 2 milioni di anni che impiega la luce ad andare. Ma potremmo mai riuscire a viaggiare, padre? Potremmo mai riuscire a inventarci un modo? Io penso a Interstellar, che è stato il film più famoso degli ultimi mesi, in cui ci si viaggiavano nello spazio tramite buchi neri, che sì, è una cosa pazzesca. Non viaggiavano più veloci della luce, aggiravano il problema, diciamo, trovavano una scorciatoia. Ma sarebbe possibile dal punto di vista cosmologico? L'essere l'uomo e la donna sono capaci di fare delle cose bellissime. Dipenderà come noi impieghiamo le nostre risorse, i nostri sforzi. Se noi vogliamo esplorare l'universo, allora dobbiamo, che è bello, bellissimo, dobbiamo anche investire. Perché altrimenti non riusciremo neanche ad arrivare dietro l'angolo, no? Dipenderà quanto siamo capaci di sognare e di realizzare questi sogni. Poi la scienza può dire altre cose, però. Professor Bignani, tutte queste cose che si dicono su queste scorciatoie, per entrare in un buco nero e si esce dall'altra parte, allora queste simulazioni matematiche anche di multiversi, di molti universi, allora queste cose qui come le vedete? Voi c'è un grave difetto che raramente in una situazione del genere gli astronauti sopravviverebbero, diciamo, vengono. E noi non ci vogliamo giocare Umberto Guidoni, ce li vogliamo tenere tutti qua, ma neanche i discendenti, perché noi parliamo di un futuro di là da venire. Quindi tuttavia sono completamente d'accordo che con Padre Fondo bisogna scatenare la fantasia per rimboccarsi le maniche e allora veramente sky is the limit. Padre Funis parlava di investimenti. Lei ha appena scritto un libro che fra l'altro ha un titolo fantastico. Oro dagli asteroidi, asparagi da Marte, che il titolo è un titolo semiserio per parlare di una cosa serissima, cioè investimenti. Fra l'altro è scritto con un economista. È scritto con un economista. Quindi non è che la ricerca è fine a se stessa. Ciò nonostante non è balloso. È molto bello da leggere, lo posso confermare. Voglio dire, l'idea è proprio quella di andare ad avere investimenti pubblici e privati sufficienti per poter fare quei viaggi nello spazio che noi ci possiamo ragionevolmente immaginare di permettere, cioè tra qui e Marte, presso poco. E gli asteroidi sono una parte importantissima del nostro sistema solare, ce ne sono ziliardi di ziliardi che noi conosciamo poco, ma alcuni hanno dentro dei metalli che sulla Terra stanno cominciando a scarseggiare. E li potremmo prendere, cioè potremmo catturarli. E si potrebbero fare, lo so che sembra da ridere, ma invece è vero, si può fare le miniere sugli asteroidi in modi astuti, usando astutamente astronauti col picozzino. Siete sempre voi in mezzo, comunque. Sì, evidentemente. Il lavoro sporco qualcuno deve fare. E intanto ci si allena per poi andare su Marte, dove bisogna ben mangiare qualcosa, coltivare, e apparentemente, secondo la NASA, gli asparagi vengono particolarmente bene. Sì, perché ci sono le sabbie rosse, gustose, gli danno un sapore. In fondo l'asparago è ferro e quindi lì c'è anche appunto l'economia, però c'è, cioè, importante, perché la ricerca scientifica, l'esplorazione spaziale ha avuto delle ricadute che hanno portato dei benefici per l'umanità, al di là del desiderio di esplorare il cosmo e l'universo, anche importanti sulla Stazione Spaziale Internazionale, per esempio un enorme laboratorio scientifico dove si possono studiare cose che sulla Terra è impossibile studiare, anche dal punto di vista medico, penso alle ossa, penso al cervello. Sì, in effetti uno pensa che spesso gli esperimenti che si fanno nello spazio sono ad uso e consumo degli astronauti. Non è così, molte delle cose che vengono fatte nello spazio hanno importanti ricadute, per esempio tutta la parte medica che riguarda gli astronauti, in questo caso come soggetti più che come sperimentatori, cioè appunto la perdita di calcio nelle ossa, gli effetti che hanno sul sistema immunitario, sono tutte cose che succedono qui sulla Terra alle persone di una certa età. In fondo andare nello spazio equivale un po' a invecchiare rapidamente, per fortuna è un invecchiamento, diciamo, limitato nel tempo e completamente recuperabile, altrimenti nessuno si offrirebbe. E comunque questa esperienza permette di osservare su soggetti sani, quindi che non hanno altre patologie che purtroppo sono legate all'invecchiamento,
questi sintomi e quindi trovare delle controindicazioni, dei medicinali che possono in qualche modo contrastare per esempio l'osteoporosi o le immunodeficienze. Quindi in questo senso la ricerca spaziale è importante, ma se posso spendere una parola e mi riallaccio anche alle necessità di investire, la conoscenza è un bene prezioso, è quello che poi si trasforma in tecnologia, perché in questi ultimi anni si parla troppo spesso delle applicazioni della scienza, che sono senz'altro la cosa che si vede più facilmente, ma quelle applicazioni sono possibili solo se si hanno delle conoscenze, questo lo diceva uno più importante di me, Einstein. Non esiste la scienza applicata, esiste l'applicazione della conoscenza, ed è esattamente questo il punto. Cioè, quello che noi oggi abbiamo come prodotto, principe è la conoscenza. Esatto, quello che noi oggi abbiamo come prodotto, diciamo, di consumo, i telefonini eccetera, vengono da conoscenze acquisite nel corso dei... E li usiamo per giocare a Candy Crush. Esatto. Posso fare solo veramente una battuta telegrafica per semplificare questo concetto. Quando uno pensa all'illuminazione, no? La candela, tu puoi fare tutte le applicazioni tecnologiche che vuoi, migliorare la cera, migliorare lo stoppino, ma sempre di candela parliamo. Per passare dalla candela alla lampadina elettrica, lì c'è un paradigma, cioè il passaggio dalla termodinamica all'elettromagnetismo. Per passare dalla lampadina, una cosa che oggi è molto moderna, le luci a LED, non basta, diciamo, la tecnologia, ci vuole un passaggio ulteriore di conoscenze, passare dalla diciamo, fisica classica alla fisica quantistica. Tutte queste cose non hanno prezzo, non si possono comprare al mercato, ma se non ci sono quelle non c'è neanche la lampadina a LED. Abbiamo anche chiarito, ecco, un po' di polemiche che ci sono state in giro per il web in questi ultimi mesi. Mi piace molto la definizione che ha dato Guidone, che non esiste la scienza applicata, cioè non esiste la scienza applicata, esistono le applicazioni della scienza, quindi è qui che c'è... l'origine di tutto, il motorino è qua. Abbiamo purtroppo pochissimi minuti, perché fra pochissimo ci tocca salutarci. Io andrei subito da Barbara per un'ultima domanda, poi ho una domanda per padre Funes, che nella veste di sacerdote, perché a questo punto l'esistenza di vita extraterrestre che cosa comporterebbe anche per la fede, per tutto quello che riguarda comunque la nostra religione. Un attimo solo. Sì, sì. Condivido questa riflessione di Paolo Favillini anche con padre Funes, cioè la domanda, la riflessione appunto è questa: un risultato scientifico, dice il nostro telespettatore, che mi fa capire come il genere umano abbia la necessità di avere continue risposte ai tanti misteri che avvolgono ancora l'umanità, un modo forse di avvicinarsi a Dio. Quindi comunque la teologia è chiamata a rispondere. La teologia anche deve aspettare. Di aspettare i risultati della scienza, deve avere pazienza. E dal punto di vista della fede non c'è contraddizione tra l'esistenza di altri esseri intelligenti e la fede nel Dio creatore. Io direi che dobbiamo avere pazienza, aspettare e attenderci anche qualche cosa da Dio, perché Dio ci sorprende tanto. E a me piace in questo contesto citare il libro della Genesi. Dopo il racconto della creazione, Dio vide che tutto ciò che aveva fatto era buono. Tutto ciò che troviamo, vediamo, esploriamo nell'universo è buono, è bello. E penso che questo in questi giorni è una bella notizia. È bello come la terra che dobbiamo custodire. Abbiamo e dobbiamo tenerci stretta, diciamo, perché è bello viaggiare nello spazio e diventare meno ignoranti nel processo. Ok, è vero, soprattutto la conoscenza. Prima di salutarci vorrei ricordare che noi dobbiamo finire qui, ma domani sera su Rai 1, certo, Piero Angela continua questo dialogo. Super Quark. Ritorneremo su questo argomento con il professor Bignami. Col professor Bignami, quindi sì, la nostra coppia in studio domani sera, ci dica qualche anticipazione, sai, i giornalisti sono sempre un po' curiosi. Ma, no? Diciamo, ne abbiamo dette talmente tante cose stasera che rimane poco da dire, però qualche cosa in più lo diremo. Benissimo, allora domani sera Super Quark, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Piero Angela, ringraziamo il professor Giovanni Bignami, Umberto Guidoni che ci ha portato nello spazio, ci ha insegnato che cos'è un anno luce, padre Funes, grazie per averci anche illuminato su una questione che comunque interroga anche la nostra fede. Io vi saluto, grazie a Barbara Masulli che è stato il nostro ufficiale di collegamento, grazie con il pubblico da casa, tutto il gruppo, il bellissimo gruppo che ha lavorato a questo programma. Grazie a tutti, vi lascio con una riflessione, con una piccola lettera che un poeta ha scritto a Kepler 450
2B. Che cosa avremmo voluto dirci? Beh, niente di meglio che un poeta per raccontargli chi siamo e che cosa vogliamo. Grazie a tutti e a presto. Ehi, cugino. Sì, tu, Kepler, 452B. Dico a te, t'hanno chiamato così quelli della NASA, no? Scoprire di avere un cugino, per di più già attempato, anzi più anzianotto di noi, ci ha dato una bella emozione. Abbiamo dovuto per un istante lasciare gli stracci che volavano, le chiacchiere, le urla, le solite offese, i discorsi già sentiti mille volte, e voltarci tutti verso la porta. Là fuori, nel buio immenso, quel tizio, insomma tu, vecchio cugino Kepler 452, stavi lì, come se ci fossi stato da sempre, e c'eri proprio da sempre, solo che noi non lo sapevamo, e ora ci sentiamo un po' smarriti, ma anche un po' rinfrancati. Beh, però prima che tu ci racconti quel che avrai da dirci, vorrei dirti un paio di domande. Come ve la cavate con la compassione? Sai di che si tratta? È quella cosa che noi abbiamo imparato e dobbiamo imparare sempre, senza la quale la vita non va avanti. Perché immagino che se sei simile a noi, devi avere anche dei guai simili a noi, oltre che tutte le meraviglie di qui. Avete la musica? Avete l'anima? Non so se dalle tue parti ci sono cose così. Se c'è vita, mi auguro di sì. Ora che ti sei presentato e inizi a raccontare una lunga storia, voglio assicurarti della nostra compassione. Siamo una famiglia, no?